un piacere avere con noi il già senatore, nonché autorevole tante cose, Giovanni Legnini. Grazie. Grazie. Adesso con questo ruolo non semplice di commissario straordinario ci può dare la sua visione su questo decreto. Prego. Grazie. Ecco qua, ringrazio il Presidente, ringrazio i senatori, i gruppi che hanno inteso favorire la mia audizione su questo decreto. Provo in estrema sintesi a fornire un contributo, spero utile per l'esame della legge di conversione del decreto stesso. Credo sia utile in premessa ricordare alcuni senatori, ma lei stesso conosce bene l'origine di questa misura, quella del superbonus 110%, declinata alle esigenze della ricostruzione, delle ricostruzioni post-sisma. A cavallo tra il 2020 e il 2021, allorquando il superbonus 110% trovava una prima applicazione e poi si diffondeva su tutto il territorio nazionale, si determinò una situazione molto difficile per le ricostruzioni post-sisma. All'epoca io mi occupavo, come è noto, di quella più rilevante, del cratere più rilevante, quello del centro Italia, che coinvolge quattro regioni, ma anche nelle altre ricostruzioni si era determinata una situazione in base alla quale i professionisti e le imprese optavano da un punto di vista dell'attività professionale ed impresa, optavano per il 110, andavano a lavorare sui cantieri del 110, abbandonando le ricostruzioni post-sisma, che erano meno convenienti rispetto anche da un punto di vista proprio dei prezzi, delle tariffe professionali e così via. Cosicché, dialogando con i governi che ascoltarono la posizione che io ebbi da esprimere e anche altri responsabili delle ricostruzioni ebbero da esprimere con i governi dell'epoca, il governo Conte II e poi il governo Draghi, si decise di porre riparo a quella situazione di grave difficoltà che avrebbe determinato di sicuro un rallentamento, ma anche il rischio di un blocco delle ricostruzioni, introducendo questa speciale forma di incentivo fiscale declinato appunto alle esigenze ricostruttive. Si era altresì determinata una situazione in base alla quale l'aumento dei prezzi indotto dal meccanismo proprio del 110% prima e poi il caro energia che aggravò ulteriormente i prezzi dell'edilizia determinò l'aumento dei prezzi, la crescita del cosiddetto accollo a carico dei cittadini terremotati, cioè i meccanismi sui quali non mi soffermo per ragioni di brevità, di determinazione del contributo, anche del contributo del 100%, determinava comunque una quota di costo che rimaneva a carico delle famiglie danneggiate dagli eventi sismici. E quindi la combinazione di questi elementi determinava appunto quella situazione. Fu così che d'accordo anche con l'Agenzia delle Entrate, vi è una guida operativa, linee guida applicative che definimmo con l'Agenzia delle Entrate nel 2021, si decise per un verso di riconoscere il superbonus 110% per la quota di accollo, esclusivamente per la quota di accollo, variabile da progetto a progetto. In base alla mia esperienza, questa quota può oscillare o poteva oscillare da un 10% al 30% dell'intero costo della ricostruzione. E per un altro verso si introdusse, a mio modo di vedere positivamente,
il cosiddetto superbonus rafforzato, cioè opti per il superbonus, te lo maggioriamo, non l'incentivo fiscale come erroneamente si disse, ma il massimale di spesa del 50%, ma rinuncia al contributo, con un doppio effetto benefico di risparmio per la spesa pubblica, perché mediamente si sarebbe speso di meno col superbonus rafforzato rispetto al contributo sisma 100% più 110% di incentivo fiscale, e con un effetto di accelerazione, perché non c'è alcun dubbio che le procedure proprie del 110% risultano essere più snelle rispetto a quelle che disciplinano nei vari crateri la concessione del contributo per ricostruire. Questa è l'origine, e questa misura stava trovando attuazione nei crateri. Man mano che si usciva dal 110% prendeva piede e quindi determinava presumibilmente anche un aumento della spesa, che per la verità nei primi tempi fu molto, molto ridotta, per quel che non immagino che la Commissione, anzi certamente la Commissione dispone dei dati, le cifre che sono state, che io ho letto sui giornali, credo che siano molto lontane dalla realtà, perché l'impatto finanziario complessivo è relativamente limitato per il numero di edifici coinvolti. Quindi si trattava di un atto di equità rispetto al meccanismo del 110%, e poi quella proroga o quella estensione di durata fino al 2025 era finalizzata a determinare una progressiva, non so se fuoriuscita, ma comunque un prolungamento di un utilizzo, dell'utilizzo dell'incentivo fiscale che per le aree terremotate, per le ragioni che ho detto, è iniziato molto più tardi rispetto al resto del Paese. Si verificava addirittura una situazione in base alla quale il cittadino che magari aveva casa nello stesso luogo colpito dal terremoto, non danneggiato dal terremoto, riusciva a riparare la casa subito. Il cittadino terremotato non ci riusciva perché la procedura era più complessa e perché non godeva del 110. Quindi si è trattato di una misura positiva, dal mio punto di vista molto positiva. Adesso, per le ragioni di finanza pubblica, sulle quali non spetta a me esprimere valutazioni, il governo ha ritenuto di limitare questa misura ponendo un tetto di spesa, introducendo un meccanismo, per così dire, al rubinetto, come si dice nel gergo degli incentivi. Va da sé che questo meccanismo determina un'oggettiva incertezza. Non è difficile immaginare che ci sarà una corsa a accaparrarsi la quota di incentivo disponibile nelle aree interessate, e poi subentrerà una fase di incertezza: sta finendo il plafond, non sta finendo, con un effetto di rallentamento ulteriore dei processi di ricostruzione. Quindi il meccanismo introdotto con il tetto di spesa, seppur motivato da esigenze di finanza pubblica, oggettivamente può determinare un meccanismo di incertezza, di rallentamento nel medio periodo. Ma ciò che mi preme dire, e suppongo che la ragione che costituisca la ragione per la quale avete inteso audirmi, è che non vi è alcuna giustificazione sul diverso trattamento, sull'esclusione dei crateri minori, diciamo così. La misura riguardava tutti i terremotati, tutti i crateri, non si capisce perché Ischia no, il Molise no, Catania no, l'Emilia no, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo sì. Ecco, è una cosa che non si comprende, che non regge a valutazioni di ordine politico, a valutazione di equità e financo a valutazioni di ordine costituzionale. Le situazioni sono assolutamente identiche, anzi in alcuni di questi territori quello che io oggi curo lo è ancora di più. L'isola di Ischia è stata colpita da due eventi catastrofici nell'arco di pochi anni, un cratere piccolo,
ma con un livello di danno molto elevato per effetto del terremoto del 2017 e dell'alluvione del 2022, dove si sommano i problemi, le complessità appunto di due eventi catastrofici. Quindi io mi permetto di sollecitare la Commissione, il Governo, di quale che sia la decisione politica che la Commissione Finanze del Senato assumerà con l'esame degli emendamenti, comunque di equiparare, di trattare allo stesso modo tutti i terremotati. Aggiungo che l'onere finanziario, a mio vedere, è un onere finanziario limitato. Per quel che riguarda l'isola di Ischia è molto limitato. Ecco, questo è difficile da stimare, ma noi, se lo ritiene, ma se anche il MEF lo riterrà, io posso fornire la stima del danno. La stima del danno complessiva è molto lontana dalle cifre del Centro Italia e della ricostruzione del 2009. Il danno che ho stimato con criteri abbastanza approfonditi, che ho rimesso, avevo già rimesso al governo lo scorso anno, l'ho aggiornato quest'anno, porta a un monte complessivo di danno dei due eventi di circa 1.300.000.000, dei quali poco meno della metà per la ricostruzione privata, quindi poco più di 500.000.000 di euro per la ricostruzione privata. Di questi 500.000.000 di euro la quota di superbonus, a mio modo di vedere, non supera il 10%, quindi sia perché non tutti gli interventi possono partire, perché ci sono problematiche complessissime di cui non vi parlo, quel territorio gravato da due eventi, danneggiato da due eventi catastrofici, c'è il rischio sismico, il rischio idrogeologico, il rischio vulcanico, è delicatissimo, vincoli di ogni genere, i fenomeni delle sanatorie edilizie, quindi è presumibile che la possibilità di utilizzare il superbonus non sia elevatissima nei prossimi, in un anno o due anni, però rappresenterebbe una grave ingiustizia escludere quei cittadini come gli altri cittadini di altri territori. Questo è quanto io aggiungo, Presidente, mi taccio, che sarebbe, spero possa essere questa l'occasione, sarebbe da valutare, a mio modo di vedere, molto attentamente l'inclusione negli incentivi fiscali, quali che siano, quale che sia la configurazione conclusiva che il legislatore intenderà dare, includere in modo esplicito le cosiddette delocalizzazioni. Nei territori a grave rischio idrogeologico non si può ricostruire dove era come era. Noi ci accingiamo ad assumere una decisione di questo tipo, la regione che è titolare del potere pianificatorio, l'autorità di bacino, ma lo stesso presumibilmente accadrà in alcuni territori delle Marche, dell'Emilia Romagna, eccetera. Lì dove non si può ricostruire bisogna favorire la delocalizzazione, ricostruire altrove, nei luoghi sicuri. E se si prevedesse un meccanismo incentivante, un meccanismo fiscale incentivante per questa finalità, anche per gli edifici d'atterraggio cosiddetti, con il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, noi stiamo provando a fare questa operazione, nessuna volumetria nuova, riutilizzo dei volumi dismessi, ma l'incentivo fiscale dovrebbe valere anche per gli edifici di atterraggio cosiddetti. C'è spazio per, a mio modo di vedere, orientare gli incentivi fiscali, bonus edilizi, per la prevenzione, per favorire la sicurezza sismica e la sicurezza idrogeologica. In questo modo noi non soltanto corrisponderemmo, il Paese corrisponderebbe all'esigenza di tenere in vita meccanismi incentivanti di stimolo dell'economia, dell'edilizia, della crescita, ma favoriremmo la prevenzione e la sicurezza. Questa sì sarebbe un'innovazione molto importante per il Paese. Grazie Presidente.